buonasera a tutti e benvenuti a SOS Condominio, la trasmissione gestita da Anaci, Chiava Rete Guglio in materia di condominio, di informazione in materia di condominio. Anaci è la principale associazione di amministratori immobiliari e condominiali in Italia, con oltre 7.000 iscritti su tutto il territorio nazionale. Continuiamo a rispondere alle vostre domande che arrivano in redazione, anche domande di vita vissuta, di vita comune. Oggi in trasmissione con noi c'è, diciamo quasi come quasi sempre, il presidente Moreno Maini e c'è anche la vicepresidente Marina Ripamonti. Buonasera. Cioè, c'è un po' il direttivo della NACI oggi in trasmissione. Oggi in trasmissione. Buonasera. Partiamo con una domanda che ci è arrivata in redazione, ma che poi è proprio vita vissuta. Ma lo posso mettere un armadio nel balcone, sul balcone, mi dice una signora. Cosa dici? Cosa rispondiamo? Ma lo puoi mettere un armadio sul balcone? Allora, intanto dipende dall'edificio. Dipende dall'armadio. Dici, dipende no. dall'armadio e dipende dall'edificio, ma al di là di quello. Normalmente è opportuno non mettere oggetti ingombranti sul... Non fosse altro perché col tempi che abbiamo recenti, a 20, possono volare. Bisogna vedere cosa dice il regolamento di condominio, che è la prima normativa. E poi, volendo analizzare la cosa un pochino più, la devo vedere se nel... regolamento edilizio del comune dove è posto l'edificio ci sono delle determinate normative, perché alcuni per esempio ti dicono che sulla facciata che prospetta sulla strada pubblica non puoi mettere nulla, però questi sono regolamenti specifici dei vari comuni. In linea generale non dovrebbe essere consentito, o quantomeno non si dovrebbero mettere, però se noi andiamo, basta che guardiamo in giro quanti ce n'è di armadietti. Sì, c'è da dire che abbiamo un la giurisprudenza sul punto è intervenuta massicciamente, perché qual è il problema dell'armadietto o dell'armadio sul balcone? È un problema estetico, perché il balcone sarà anche mio, ma nel momento in cui metto un armadio io rischio di compromettere l'estetica di tutto il condominio. Quindi, prima di tutto, come ha detto Moreno, il problema è andare a guardare il regolamento di condominio, e molte volte la risposta è già lì ed è finito lì. Ma anche se il regolamento di condominio, che spesso nulla e volentieri dice. Non c'è nemmeno, non c'è voglia, ecco. Certo. Nulla dice, non è che perché il regolamento non dice nulla allora posso fare quello che voglio. No, perché è un problema di estetica, e qui la giurisprudenza ha creato da tempo un principio estremamente importante. Se ci sono già altre compromissioni nell'estetica del condominio, tradotto in lingua italiana, qualche un altro ha già fatto qualche bruttura nel condominio, ha già ad esempio messo un altro armadio in condominio, non si può poi dire tu no perché tu rovini l'estetica del condominio è già cambiata. Attenzione, perché questo aspetto ha una conseguenza molto importante, e cioè è bene, per tutelare l'estetica, il decoro del condominio, reagire subito nei confronti del primo che fa una cosa del genere. E ricordiamoci che l'amministratore ha il potere di reagire in quanto il decoro è un bene comune, però diciamo normalmente si fanno scendere in campo le assemblee di condominio. Marina, il potere certo lo abbiamo, però non senti il parere dei condomini comunque, fai un'assemblea. Io appena possibile un argomento del genere lo inserisco all'ordine del giorno, così a questo punto do là poi per il futuro, laddove non ci fosse nel regolamento. E alcuni regolamenti edilizi, la Regione Moreno, ti aiutano in questo senso, perché effettivamente hanno già danno un taglio, per esempio a Camogli le antenne non le puoi mettere, devono essere normate, i condizionatori anche. In fondo io dico sempre, pensate che questa casa è un valore, tutto il documento che viene dato per tutto quello che è esteticamente quantomeno discutibile, se non addirittura brutto, vi si ribalta contro, quindi non è una cortesia che viene fatto all'amministratore quanto andiamo tutti a fare un gol comune.
E meglio è la casa e meglio è per tutti, quindi voglio dire, questo sì, è il primo, va detto, e se, in modo carino, come dico io, coccoloso ma chiaro. Coccoloso ma chiaro, e ricordatevi anche una cosa che si deduce da questo principio giurisprudenziale: se un soggetto, ora avete visto, state vedendo questa trasmissione, e vi ricordate che sì, c'è in condominio uno che ha messo l'armadio sulla facciata del condominio, l'ha fatto durante i mondiali d'Italia 90, esatto, o USA 94, o anche ai tempi dell'ultima Coppa del Mondo italiana nel 2006. E non è che voi adesso, che sono passati 15-30 anni, sì, e dici, ah no, adesso sai cos'è, voglio che togliate. Certo. Non funziona così. Ci deve essere un collegamento, perché sennò c'è un'evidente tolleranza, sì, verso il comportamento, che crea un diritto acquisito in questa vicenda. Quindi attenzione, se volete tutelare l'estetica del condominio, reazione subito nei confronti del primo, reazione pronta nei confronti del primo. Passiamo a un'altra questione che ci arriva dai bilanci. La domanda è lunga, però vale la pena. Dal bilancio consuntivo dell'anno scorso ho letto che è stato fatto un decreto ingiuntivo nei confronti di un vicino debitore. Me ne sono accorto perché la condomina ha letto in bilancio le spese legali, ma l'amministratore non aveva detto nulla. Poteva fare un ricorso per decreto ingiuntivo senza il consenso della delibera assembleare? Assolutamente. Marina, sì. Poteva fare una cosa del genere? Assolutamente sì. Io, questo sicuramente per legge, noi possiamo farlo, è l'unico strumento che possiamo utilizzare senza delibera di assemblea. Certo è che un'informazione laddove nel bilancio ci fosse già una morosità precedente, questo effettivamente va detto, anche perché spesso il fatto solo di inserirlo all'ordine del giorno, magari uno dice, ah ecco, aspetta, mi fanno causa, vediamo di, io ci spero sempre, quindi ogni tanto lo faccio, ma può capitare nell'arco dell'anno, a quel punto non hai il tempo per, e intanto, siccome purtroppo già le tempistiche sono abbastanza lunghe, è meglio muoversi per tempo, perché poi noi abbiamo degli ammanchi di cassa e questo è sempre il nostro tema. E vorrei peraltro aggiungere un aspetto: il bilancio si compone anche di un documento che è la nota esplicativa, che è quello delle società, è la nota integrativa. La nota esplicativa. Spesso e volentieri situazioni di morosità di un certo peso, situazioni di morosità di un certo rilievo devono essere inserite. Capiamoci, se è una morosità di una rata di 400 euro, no. Ma se incomincia a essere una morosità significativa nella nota integrativa, va segnalato. Indicarlo, così almeno uno lo legge. È anche proprio un principio, rappresenta anche, risponde anche a un principio di redazione. Cioè, io devo far sapere ai condomini come sta andando la gestione anche sotto il profilo di recupero del credito. E poi, non voglio fare la psicologa della mutua, ma anche, c'è anche il fatto che esternare che il signor Rossi non ha pagato mette magari a volte in condizione il signor Rossi di farsi un minimo di esame, di esame di coscienza e dire, ma aspetta, perché? Perché non, è mai, non c'è mai un motivo per non pagare, casomai se c'è una contestazione l'affrontiamo, ma il non pagare non è mai uno strumento. Metti in difetto tutti, noi andiamo pasticci tutti, non paghi regolarmente, non deve essere così, si ragiona prima. Ecco, passiamo a un'altra domanda che ci arriva, l'elenco è piuttosto ampio, quindi insomma questo è un argomento un pochino, diciamo, particolare, perché c'è il condominio pieno di blatte. Te sono mai capitate le blatte in condominio? Assolutamente. Sono capitate le blatte. Ho fatto anche una causa. Una causa per le blatte. Ah, dove è arrivato l'avvocato che ha mostrato la blatta al giudice direttamente. Ma me l'avevi raccontata. Sì, molto, no. Molto bella. Perché le blatte sono un pochino gli inquilini non desiderati all'interno degli edifici, all'interno dei condomini, ma diciamo con una certa frequenza li troviamo. Non dovremmo trovarli. Però, come dicevano gli antichi, est modus in rebus, dice il mio condominio è pieno di blatte. Mentre vado dal portone al mio appartamento, le blatte mi cadono in testa.
Tu pensa, pensate le blatte che cadono in testa. Cosa deve fare l'amministratore? Io non voglio pagare la disinfestazione perché questa situazione disagiante è stata causata dall'operato negligente dell'amministratore. Cioè chi ci ha scritto in realtà se la vuol prendere con l'amministratore, ma non vuol pagare la disinfestazione. Al che, scusate, mi viene forse in mente un motivo per cui ci sono le blatte che cadono addosso. È perché se continui a non pagare la disinfestazione, e l'amministratore cosa fa? Va da solo a beccare le blatte. Tu cosa fai? Vai a prendere le blatte una per una? Ma allora, tanto è vero, è colpa dell'amministratore. È colpa dell'amministratore. Le blatte, gli scarafaggi, le zanzare, ecco, sempre colpa, sempre della, la colpa bisogna dargliela a questa amministratore. A qualcuno, no? Bisogna dare. Ecco, intanto stabiliamo che la blatta non è lo scarafaggio. La blatta, in termine tecnico, è blatta germanica. Chissà se l'avrà saputo anche chi ci blatta scritto. Germanica. Ecco, dove vivo? Che tecnico. È tecnico. No, perché ho avuto quella causa di cui faceva riferimento prima Silvio. Allora, vivono normalmente dove ci sono pizzerie e bar per i residui, per esempio, del caffè. Quando il bar fanno il caffè, i fondi del caffè. Le blatte. Ed è per quello. Nel palazzo a cui facevamo riferimento per la causa che ho vissuto io, c'era una pizzeria sotto. Lì così era successo, perché le blatte poi non è che vogliono andare in giro così, sono abbastanza serie e timide. Non vanno di notte. Lì era successo che avevano ristrutturato due appartamenti, quindi avevano mosso le questioni. Nelle intercapedini c'era pieno di blatte, in effetti io non ho visto cadere sulla testa, ma ho visto un appartamento che era effettivamente pieno di blatte. Questo condomino esasperato ha fatto causa al condominio, chiaramente poi la causa è andata alla fine, e lui ha perso la causa perché non c'era una responsabilità oggettiva del condominio, c'erano questi animali che sono fastidiosi, eccetera. Perché tra l'altro la femmina più grande del maschio, ecco il punto, l'angolo quark determinante in questa. E depongono uova a milioni, e quindi proliferano in modo pazzesco. È chiaro che nello specifico caso, ora la colpa dell'amministratore fa ridere, ok? Bisogna fare una disinfestazione con tecniche e con personale adatto, perché non è la deratizzazione, non è. Ecco, bisogna proprio utilizzare materiali e tecnici che li possono applicare, che non devono essere nocivi per l'uomo, per gli animali domestici, e quindi eliminare questa presenza, che non è facile comunque, non è facile. Però scusa, io penso che tutti i nostri telespettatori adesso siano interessati da un elemento. Qual è la differenza tra una blatta e uno scarafaggio? Lo scarafaggio vive fogna. Blatta no, caffè fonde del caffè. Ma la forma è diversa tra la blatta? No, diciamo che la blatta ha un colore che va tra il, come potrei dire, tra la, ecco, come questo tavolo. Come questo tavolo. Bene, color tavolo. Esatto, color tavolo. La blatta. Tavolo. Mentre lo scarafaggio è nero. Lo scarafaggio è nero. Quindi è come si vestono sostanzialmente, è come si veste, la differenza esatto. È come si vestono. Certo è però che... E sono stati trasportati dal Brasile, si chiama blatta germanica, ma perché l'hanno trovata in Germania e proveniva dal Brasile. No, non immaginavo assolutamente di trovarti così ferrato sull'argomento blatte, e vedi che ogni tanto le cause aiutano per imparare cose. Ma allora lasciami finire. Ma finiamola. La finiamo, ecco. Nella causa, davanti al giudice di merito, c'erano i consulenti del condominio, consulente di questo signore qua, l'avvocato che difendeva questo condomino ha presentato il fascicolo di causa con la blatta, con una blatta inserita all'interno con lo scotch. Il nostro consulente ha fatto belle fotografie, questo avvocato si vede che non so, gli piacevano le blatte, ha messo una blatta morta chiaramente con due strisce di ricotta agli atti. L'avvocato, il giudice ha preso questo fascicolo, quando l'ha visto, l'ha preso, glielo ha tirato, gli ha detto: e se era un elefante, dove lo metteva? Vabbè, ecco, però gli elefanti in condominio sono meno però probabili. Però la nota goliardica. Io voglio precisare una cosa, cioè, allora, sicuramente l'amministratore deve occuparsi delle parti comuni, però l'amministratore è un amministratore, è un professionista. Innanzitutto non è dotato di capacità sovrannaturali. Se le blatte sono dentro le pareti e non sono visibili specificamente, come faceva l'amministratore a intervenire? Indubbiamente l'amministratore, se la cosa gli è segnalata, deve intervenire. È nei poteri dell'amministratore, e direi anche nei doveri dell'amministratore, quello di intervenire. Però che mi si venga a dire che poi non paghi, che poi non paghi,
Sì, direi, tirare fuori no, soldi l'amministratore. Direi che igiene e sicurezza, io consiglierei a tutti i colleghi, se mai devo dare uno straccio di consiglio, e io per prima piuttosto faccio 1000 assemblee piuttosto che sentirmi dire che ho deciso qualcosa che non devo decidere. Ma igiene e sicurezza, io su quelle, poi una deratizzazione, voglio dire, una disinfestazione in questo caso ad hoc, ha dei costi assolutamente assorbibili. Assolutamente. La fai, li metti poi in bilancio. Questo è come l'intervento del cornicione pericolante. Quelli sono i nostri due punti su cui non c'è neanche da chiamare il consigliere. Bisogna intervenire e basta. Dire che non la paghi, chiaramente è zero collaborativo. Esistono i condomini che capiscono e altri che magari sono un po' più restii, ci vuole un attimo più di... Però il concetto è che dobbiamo ragionare con assolutamente sulla tempistica, perché queste cose lasciate lì rischiano di veramente diventare... Ecco, che consigli dai tu, diciamo, per la periodicità degli interventi di deratizzazione e di disinfestazione? Noi facciamo... Io ho usato ormai un pattern, con la mia errore pattern non viene bene, ma è un termine cool, ma in realtà è uno schema che mi pare possa funzionare, ma dico usiamo il condizionale. Noi facciamo 3 interventi l'anno, uno è quello che in genere è legato all'ordinanza comunale nel nostro caso, gli altri due è perché nell'arco dei 12 mesi l'uno all'anno non è ritenuto sufficiente o quantomeno, quindi dai 2 ai 3, più 3 che 2. Ecco perché no, perché i comuni, ricordiamocelo, fanno l'ordinanza, per la deratizzazione, per il latte no. Queste sono invece tutti interventi mirati, quindi allora lì se noi abbiamo, come in tutto, un buon consulente, cioè chi ho il tecnico che si occupa di questo, se è una persona seria, perché noi spesso, siccome non possiamo sapere queste certe cose tecniche, dobbiamo appoggiarci a loro. Se il tecnico di cui vado e mi fido, mi dice guarda Marina, secondo me qui con 2 interventi la risolviamo, io faccio fare 2 interventi. Certo, presuppone che lui sia corretto perché io a mia volta altrimenti do un messaggio errato. Questo è il problema. Beh, questo però è un punto vale fondamentale. Per tutto. Questo è un po', sì, perché questo è un punto fondamentale per l'amministratore, cioè l'amministratore deve circondarsi di persone serie. Di competenze, perché poi non è un tutologo, anzi, quando lo è normalmente è un disastro come professionista. Questo vale per tutti i professionisti, l'avvocato in primis, voglio dire. Però deve contornarsi di collaboratori che sappiano fare, siano seri e sappiano fare bene il loro mestiere. Perché se a un certo punto si dice a colui che deve fare la deratizzazione, la disinfestazione, diciamo, oh, guarda, va tutto bene, poi bene non fa, la faccia è quella dell'amministratore. Sì, è proprio forse negli anni quello che dobbiamo fare noi è proprio epurare tutto quello che ci pare non altamente professionale, proprio salvare i collaboratori giusti. Bisogna però farlo capire molto ai condomini. Questo è un passaggio estremamente importante, perché il condomino di norma pensa che l'amministratore in fondo lo pago, faccia tutto lui, e questo è un grosso, un grosso difetto di pensiero, di inquadramento. D'altronde logico. Noi abbiamo solo l'assemblea dove possiamo esplicitarci al meglio, diciamo così, e poi abbiamo tanti rapporti personali che per forza di cose, adesso per fortuna ci sono le mail, perché prima non riuscivi neanche a parlare al telefono con tutti, perché alla fine le giornate hanno un limite di ore, e anche se lavoriamo tanto e lavoriamo tanto, troppo, ma non bastano, perché poi ci sono, quindi nelle assemblee il problema proprio è di riuscire a mandare un messaggio chiaro, far capire che l'interesse del condomino è anche il nostro, si fa gol insieme. Se sbagliamo il collaboratore del momento, cerchiamo di cambiarlo, ovviamente il margine di errore deve essere il più piccolo più possibile. Piccolo possibile, e lì si vede veramente l'amministratore manager, non so come dire, l'amministratore gestore, e questo è un passaggio in avanti che deve fare sia il condomino sia l'amministratore, uscire dall'amministratore generalista, l'amministratore deve essere il gestore di una squadra di soggetti che danno servizi specialistici al condominio. Perché? Perché ognuno deve fare il suo mestiere e poi si rischia di fare dei pasticci clamorosi, ecco, questo
è un punto secondo me sì. estremamente importante con la gestione. Va dal gestione. Tecnico che fa la derivatizzazione all'ingegnere strutturista, lì in mezzo c'è tutto assolutamente. Bisogna che collabori anche l'assemblea, perché spesso e volentieri, lasciatemi utilizzare un termine particolare, c'è il cugino, che costa 10 volte meno dell'ingegnere, quale va lui e fa, perché lo vuole l'assemblea. Nel momento in cui l'amministratore dice, signore, guardate, storgo il naso, perché non può dirlo perché è fratello o cugino, ecco. Però poi ci sono questi risultati che sono negativi. Quindi è vero, l'amministratore deve essere il, chiamiamo, capo di un'organizzazione di professionisti seri. Se il professionista serio vale 1.000 euro in più di un altro, ne vale la spesa. Spesso il tempo puoi dare ragione a questo tipo di operazioni. Sì. Però ci vuole che poi è il vecchio detto, chi più spende meno spende. Sì. Perché poi mettersi in mano a dei professionisti sicuramente costa, non sapete quanto vi va a costare mettersi in mano a dei dilettanti. Torniamo poi al discorso base. La nomina dell'amministratore è una nomina fiduciaria. Se io ho fiducia dell'amministratore, l'amministratore mi fido anche della sua squadra e mi propone quel professionista e mi dice guarda che mi ha risolto questo, io gli devo credere, se no diversamente non ho più fiducia all'amministratore e lo cambio. Io preferisco che mi cambino come amministratore piuttosto che poi mi creino problemi durante la gestione, perché è un mandato, ce lo dimentichiamo sempre. Io do fiducia all'amministratore che amministra casa mia, gli pago i soldi, quindi gli do in mano i miei soldi eccetera, ma perché ho fiducia in lui. Se no non ha senso dire che il mandato è un mandato fiduciario. L'amministratore non è un dipendente, è un professionista che lavora su mandato e il mandato viene affidato a quel professionista perché si ha fiducia in questo. Ecco, ricordiamoci tutti che con la realtà del condominio, nella normativa contemporanea, la realtà del condominio è una realtà estremamente complessa. Si ha la presenza tipicamente in condominio di macchinari di, ad esempio, di notevole complessità, di impianti di notevole complessità, ognuno dei quali è sottoposto a normative tecniche estremamente complicate. Cioè bisogna uscire mentalmente dall'idea, cioè, ho la casa resta lì, non bisogna farci niente, perché mi fai spendere? No, anche perché tra l'altro la rivalutazione delle case, ormai il giochino della rivalutazione automatica delle case, ormai si è rotto dalla crisi del 2009-2008, si è rotto completamente. Io devo difendere il valore della casa e la difesa del valore della casa è anche la manutenzione costante fatta al momento giusto, al momento giusto, che non può essere una scelta dell'amministratore. L'amministratore deve essere lì a proporvi le soluzioni, e quello è il suo compito, ma la tasca è la vostra. Dovete capire, ogni condomino deve capire che la manutenzione non è che l'amministratore mette sul piatto la problematica perché vuole avere un guadagno extra, alla fine dei conti non gliene può fregare di meno, gli interessa fare in modo che venga gestito correttamente, perché secondo i suoi criteri di professionalità il condominio ha bisogno di quel tipo specifico di manutenzione. Cogliamo un punto che ne parleremo poi in seguito, la normativa del controllo dell'acqua, che è recente, entrerà in vigore, a marzo del 2023, cioè la gente bisogna si rende conto che dobbiamo fare i controlli dell'acqua, è un argomento che tratteremo, però è un obbligo di legge. Qualcuno dice ma no, ma ci pensa l'IRE, qualcuno dice ci pensa qualcuno, è un obbligo di legge, qui è responsabile il condominio, quindi l'amministratore, ci sono sanzioni. Quindi d'ora in poi, purtroppo, dovremo presentare, andare nell'assemblea e dire, signori, oltre ai vari adempimenti che hanno questi costi, c'è anche il controllo dell'acqua. Questo è solo un esempio, ma molto centrato. È una questione, diciamo, di recente entrata in vigore che dovremo affrontare nei vari condomini. Bene, direi che anche per oggi il nostro tempo è terminato, quindi non ci resta altro che augurarvi una buona serata alla prossima puntata di SOS Condominio. Buonasera, grazie.